Ehi, come stai, piccolo? Allora, rigraffiamo un po' Ti è tutto. mancato poco, eh? Già, non è stato uno dei nostri momenti migliori. Ma siamo Ma usciti. questo cos'era? Ah, Sembra la sì. bomba, però. Un po' di chiodi, le bombe chiodate. Vabbè, sì, meglio che ho usato le altre. Effettivamente, meglio le altre che hanno un'esplosione più ampia. Anche se forse vale per entrambe le bombe. Quindi. Vabbè, uguale, l'importante è che ce l'ho fatta. Ehi, guarda là. Già, che ti avevo detto, eh? Anche Troviamo ancora il modo di lontana. arrivarci. E tu come te la stai cavando? Normale amministrazione. Ma già cosa che non l'hai sentita, che sei andato 20 km È più stato molto lontano. emozionante, eh? Oh, sì. Un sacco. Ma qua ci sono un sacco di cose. Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi in tale dolce. Sì, beh, ora lo comando a bacchetto. Solo comando a Bene, bacchetto. dai. L'altra notte, altra sparatoria. Ho visto i lampi degli spari dalle finestre dei Carson. Ho passato l'intera nottata in una stanza con tutta la famiglia. Dubito che qualcuno sia riuscito a dormire. È solo questione di tempo prima che gli sciacalli cerchino di fare irruzioni in casa nostra. Dobbiamo uscire da qui. Quel tizio macabro ci ha avvicinato ancora. Ha scambiato altri dei suoi proiettili con un po' del nostro cibo. Ci ha offerto di unirci a lui. Nessun nascondiglio. Dice che è sicuro e soprattutto nascosto. Ha descritto come facile da difendere. Ha detto che l'unica ragione per cui si fida di me è perché ho dei bambini. Ah, questo è il tizio di prima. Infatti, Kyle, non penso che possiamo resistere qui ancora a lungo. Sembra una persona affidabile. Domani suggerirò a tutti di accettare la sua offerta. Beh, non si è rivelata una grande idea. Esattamente, perché si è visto com'è finito. Vabbè. Non penso che qua la cosa sarebbe stata diversa comunque. Che in casa. Cioè, avrebbero sfondato lo stesso. Quindi non credo che. C'è una macchina. I have a gun. You loot, I shoot. Carino. Io sparo a vista. No trespassing, we'll shoot on Sembra shot. tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Figurati, io mi ricordo a stento ieri. Avevo solo 5 anni quando sono comparsi i Cordyceps. I ricordi sono confusi. Ma se non sbaglio, vivevo in un quartiere come questo. Cosa ti ricordi? Ah, i barbecue. I miei genitori facevano delle grigliate colossali e invitavano un sacco di gente. E di un'altra cosa mi è rimasto un sacco. Bello che chiacchierano tutti e io invece sono devo a frugare roba. Come il peggiore dei ladri. Ah, vedi, siamo ritornati qua. Ok, sì, infatti qua era da dove. Bene, possiamo scendere allora. Questa che casa è? Ah, era quella chiusa. Sì, qua da dove siamo arrivati. Ok, quindi si può scendere. Magari non da qui. Oh,
Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. C'è un banco da lavoro. Bene, al lavoro. Allora, vediamo un po'. Ecco. Ecco, capacità caricatore. Bene, questo sì. Poi rinculo. Diffusione. Potrebbe essere interessante la diffusione. Velocità. Mi sa che questa arma la utilizzerò tantissimo, perché mi piace parecchio. Cioè, è un fucile a pompa in miniatura e la adoro, proprio mi piace. Portata, no? Ecco, velocità di ricarica, sì. Allora, questa cos'è? Velocità di fuoco? Cazzo, questa è la velocità di ricarica. Proiettili perforanti, io sì, per sì e per no me lo faccio. Basta, va bene. Sì, sembra andare. Non sprechiamo troppe risorse. Sì che tanto i tavoli da lavoro ne becco uno ogni 200 posti di blocco, tipo. Qua cos'è? Ho preso tutto? No. Ok. Saliamo. La parte questa di esplorare e di frugare mi piace un casino. Un'altra lettera. Biglietto del padre. Cara, in mia assenza sei tu l'adulta di casa. Ora tocca a te badare a tuo fratello. Occupati di lui. Starò via solo qualche giorno per raccogliere cibo e rifornimenti. Se per qualche ragione non fossi ancora tornato, dopo una settimana prendi tuo fratello e dirigiti verso la zona di quarantena di Pittsburgh. Non aprire la porta a nessuno, tranne me. Conserva i proiettili. Se foste costretti ad andarvene, tenete un basso profilo e muovetevi rapidamente. Approfittate del fatto di essere piccoli. Ci vediamo presto, papà. Qua non c'è nulla. Qua c'è qualcosa, mi pare di no. Ok, possiamo andare. Let's go. Cos'è un hotel sta cosa? Una porta aperta, non è servito altro. Uno di noi ha dimenticato di chiudere una porta e un'orda di quei mostri ha invaso il nostro accampamento. Li abbiamo chiusi dentro e scritto un avviso all'esterno. Susan e un paio di ragazzi sono con me, per quanto ne so io, per quanto ne so. Siamo gli unici sopravvissuti. Ho dovuto trattenere Susan perché non tornasse là dentro a cercare i corpi. È troppo pericoloso. Ha perso i suoi figli e non ho idea di cosa dirle. Ogni parte di me vuole soltanto arrendersi. Sarebbe facile arrendersi a questo mondo. Ma non posso farlo. Ho troppa fiducia nell'umanità. Ho visto che siamo ancora capaci di fare del bene. Possiamo farcela. Devo essere forte per lei. Ish. Ma questo è lo stesso che si è andato a rifugiare poi là dentro. Eccone un altro. Un altro fumetto. Chissà se c'è un modo poi per vedere magari a fine gioco se li ho presi tutti, anche così senza saperlo. Ai, una cassaforte. Combinazione necessaria. Quindi ci sarà qualche documento che mi dia la
La combinazione. Scatola di fiammiferi, eccola. Ok, perfetto. È abbastanza semplice come enigma. No, ma non è un hotel, mi sembra una casa grande. Ehi, Sam. Attento. Sì, ok. Sì, prima io. Ah, stanno giocando a freccette. Oh. Cavolo. Tocca a te. Ok. Lanciarla? Sì. Wow, ho del talento. Fortuna. Non è vero. Che fortuna. Ok, levati, ti vanti troppo. Ci siamo. Merda! Terribile! Ok. Un pareggio. No, no, ti ho proprio distrutta. Ma come distrutta? Se è praticamente un pareggio. Sì, ok. Ok. Possiamo andare. Oddio. Ma di chi sono sti cani? Le luci sono state qui. Già, così sembra. Come faremo a trovarle? Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Faceva parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. Sì, però... Quindi da qua non ci possiamo andare. Dove cazzo dobbiamo andare? Andiamo di qua. Forse di qua. Sì. Oddio! Oddio. Cecchino del cazzo. Hai visto da destra? Veniva dalla strada. Ah, sopra. Ok. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi. Attenzione. Un attimo. Ok. Allora il cecchino è adesso. Oddio.
Dove credi di andare? Che cazzo? Prendetelo, ragazzi! Ah, ma ce ne sono altri? Oh, cazzo! Lanciata! Ma non pensavo ce ne fossero altri. Allora, fammi vedere dove sono però. Perché mi hanno visto, ok, ma come mi hanno visto? Perché se io ho scavalcato qui, cioè loro dove sono? Bionica e l'udito, non lo so. Allora, qui c'è qualcuno? No. C'è qualcosa da prendere. Cioè, ma sta sparando qua veramente? Va bene. Vabbè, ok. Io sto già girato l'angolo e mi spara così. Voilà. Va bene. Bene. Ti faccio bruciare. Pezzo di merda. No, vabbè. Pure con la molotov fanno la mira pazzesca. Eccolo lì. Dai, pronto. Io non riesco a sparare col joystick. E questi mi fanno i colpi assurdi. Cazzo, sei ancora vivo? Sì, vabbè. È ancora vivo quello. Cioè, è ancora vivo. Dopo 4 pallottole è ancora vivo. Vabbè. Va bene. Ma poi mi riprende qua in situazioni.
Ma quello è ancora vivo là, no? Vedo ancora i vostri culi! Nell'edificio bruciato! Nell'edificio bruciato. Così, mi hanno individuato non so come. Sparpagliatevi! Vabbè. Nasconditi pure, sfigato! Ecco, vedi, ma io da qua lo potrei prendere. Visto? Cioè, perché i colpi mi arrivano qua? Dai, voglio giocare un po'. Siamo qua giù. Ci sta sparando qua. Hey, va bene. Ok. Va bene. No, tranquillo, fai come vuoi. Dove volete andare? Cioè, questi ora dove cazzo li dovrei prendere? Forza, sì, vabbè. Mamma. Nell'edificio bruciato. Quando esce il vostro amichetto? Giocate ancora al nascondino? Addio Bono. Joystick del cazzo. Venite fuori, ovunque voi siate. Rottura di minchia giocare il gioco del genere con joystick. Questo con mouse e tastiere non ho già tutti a terra. Proprio easy. Dai, voglio giocare un po'. Prendetelo! Questa è stata colpa mia. Che ho sparato troppo presto. Quando è il vostro amichetto?
Ce n'era ancora uno, dove cazzo è finito? Ecco. Datemi vedere i vostri musetti. Cioè, guardate la texture del fucile e guardate come parte il colpo. Ma no, ok, adesso parte bene. Scusa, ma io da qua. Beh, dove volevi andare? Beh, ok, così però sono arrivato, non mi puoi sparare. Adesso sti cazzi, non mi puoi sparare. Comunque sì, dai, finisco sta parte, dopodiché stasera stacco. Di merda, c'è qualcuno che gli spara alle spalle. Madonna, col joystick è bruttissimo sparare. No. Lo odio il joystick, per questi giochi fa veramente schifo. Puttana. C'è. Che puttana. Dio buono. Fortuna che basta un colpo. Vabbè, sì, ciao. Forza, ragazzi. Che cazzo c'è? Merda. Ah, quello. Vabbè, sì. Nel culo. No. E ora? Coraggio, Henry. Come lo devo colpire? Pensavi di sfuggirti? Forza Joel, sto cazzo, forza Joel.
sì, vabbè. L'ho scavalcato. Ecco. Sì, se devo beccarlo così al volo è un casino. Succhiamelo. Cazzo! Oh, è stata tosta! Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Guarda qua. Bene. Ce l'ho. Andiamo tra le Dobbiamo gambe. Dobbiamo muoverci. Sam! Oh, cazzo. Harry! Merda. Sam. Stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Sento qualcuno. Bello. Sì, vabbè. Agilità 999. Giusto ora sono arrivati tutti. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, prima di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore, è indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Ah, vediamo.
Abbiamo... tutto? Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Ah, gli ha portato il pupazzo. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. No, l'ha morso. Cazzo. Cavolo. È buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. No. Okay. Sam? Sam! Ma che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Harry! Ellie, stai qui! Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry! Harry, no! Non ci credo. Oddio.